Benvenuti amici in questa nuovissima puntata di Feed Beast Minecraft Vita. Qui è Zerk. Ebbene, ho capito qual è il blocco, diciamo, che prende i drop. Questo qui, Transposer. Quindi è anche molto facile da craftare. Dopo ce lo craftiamo un attimo. Transposer. Transposer, sì. E ho pensato anche a un modo per distruggere questi dannati blades. Allargheremo questa casa così, metteremo i deployer chiuso, cioè allargheremo, metteremo i deployer, faremo l'impiantino, poi romperemo qui e li useremo, e poi scaveremo sotto, andremo sotto e metteremo i transposer. Quindi questo qua ci servirà. Non ti bloccare proprio adesso. Cacchio, non si chiude. Ok, ho messo il vetro. Chissà se con la pioggia muoiono. Mi sa di sì. No, il deploy sta all'interno. Cazzo. È morto? Sì. Con la pioggia muoio. Quindi anche con l'acqua. Con l'acqua. Ed è quello che userò adesso. Mi sono scocciato. Non è che si distrugge lo spawn, no? Non credo. Però escono i bastardi. Ma è troppo pericoloso. Vabbè, abbiamo due Blaze Road, che è quello che ci interessava per adesso. Quindi li terremo chiusi qui dentro. Ok. Abbiamo il nostro deployer all'interno qui. Niente, la possiamo prendere. Va bene. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Cacchio, guarda qui, mi hanno distrutto mezza casa. Metto un pezzo di legno, sperando che sia solo quello che mi hanno distrutto, così poi il resto vedo intatto. No, qua ci vado in legno. Sì. No, del legno. Ok. Sì, era, boh, mi sembra di sì. Comunque,
Allora, quindi adesso ci dovremo fare. Ci dovremo craftare. Come si chiama? Visto che non l'ho dimenticato, cioè non mi viene proprio in mente. Il cacchio, come si chiama? Vediamo se lo riesco a trovare. Il polverizer, ecco. Si chiama polverizza. No. Sì, si chiama polverizer, polverabò. Polverizza. No. Vediamo se riesco a trovare. Cioè non non mi ricordo più, come caspita è? Ragazzi, non lo trovo. Mi ricordo che era il polverizio, il polverizer, una cosa del genere. Che si mettono con i pneumatic tube. E col maceratore si può fare. Sì, le macera. Le macera. Però è lentissimo. Sai, ma se funziona, eh? Ok, me ne date 4 e io poi con queste 4 com'era? Mi ricordo il craft. Ok, ne ho 8. Si ottiene l'autocrafting table. Non mi ricordo in che modo. Ah, con sì. Sono uno sciocchino. Così, con la minimum stone in questo modo. L'ho fatto così. Perché non me lo dà? Bastardo. Perché non me lo dai?
No, non mi dire che l'hanno tolto. No. Vabbè ragazzi, saltiamo questo passaggio. Scusatemi un attimo, non ho fatto nemmeno partire il timer. Siamo già a 10 minuti. Quindi abbiamo altri 10 minuti, però ho perso un sacco di tempo e non ho capito perché non me lo dà. Ok, scusatemi. Mostri nelle vicinanze, quindi non mi fa dormire. Che cacchio ci fai tu qua sopra? Ok, ma è gigante! Tu cacchio è uscito sto coso gigante? Uno zombie gigante. E mi sta distruggendo. È ritornato piccolo, mo. Un super zombie. Ma io non lo so. Ma non ho parole. Dov'è la mia porta al gun? Prendetevi tutto ma lasciatemi la mia porta al gun. Va bene ragazzi, non... Perché? Non ho capito perché non funziona. Mi sa che dovremo mettere in azione lo spawner dei blades, come avevo pensato di fare. Alla porta al gun. La spada rossa. Ok, no. Una spada rossa. Ok, ne dovrò craftare una nuova. Non c'è qua. No, non c'è, non c'è, non c'è. E non c'è. No, non ce l'ho. Vabbè, c'ho la porta al gun, c'ho la pala, c'ho l'ascia, e mi sembra che poi per il resto non mi manca nulla. L'arco. Ok. Ho tutto quello che mi serve. Comunque, togliamo i nostri death point. E quindi, andiamo alla nostra costruzione. Quindi, allora, potremo fare, per prima cosa, ci facciamo un pistone. Anzi, magari ce ne facciamo un paio. Adesso ne abbiamo solo 9? Sì, vedete, ne ha preso qualcuno la tartor di là. Che serve della redstone?
Quindi affettiamoci per prima il transposer transposer, quindi il pistone che si fa così, così, i nostri tre pezzi di legno sopra, redstone qui o sotto e del ferro. Che non abbiamo solo tre. Al contrario. Quindi dobbiamo fare minimo 4. Ma minimo. Facciamoci il nostro aereo. Anche se stava di qua comunque 1, 2, 3 e 4. Ok, e quindi così. Ok, adesso 4 qui, due pezzi di legno laterali e della pietra tutta qui. 1, 2, 3, 4. Ok. Abbiamo i nostri transposer. Adesso però dovremmo craftarci i deployer. Uno sta dentro. Eccole qua le nostre stringhe 13. Io mi ricordavo che ne avevamo un bel botto. Ne abbiamo altri due di qua. Quindi ci possiamo tranquillamente craftare i nostri deployer. Ci facciamo un bel botto. Gli stick possono servono sempre. Facciamo così. Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Iniziamo con 4. Ok. E si faceva. No, era il deployer. Era come si chiama il oh mio Dio. Ah, ecco qua, il dispenser. Giusto, il dispenser della lancia. Sì, dispenser. Quindi pietra. Redstone, è finita. Quindi andiamo a vedere se te la ce ne sta qualcun'altra. E ci facciamo i nostri dispenser. Speriamo che la nostra turtle l'ha trovata, altrimenti siamo fottuti. Darso sta ancora scavando. Andiamo a vedere se la troviamo noi. Non la vedo. No, sa che non c'è. Questo è un grandissimo problema, ma molto grande.
Eccola lì. Oh, che è successo? Non vorrei che mi cada la lava in testa. Ah, ci serve il piccone. A meno di ferro. Ok. Questo era il timer, come penso che avete già capito. Io intanto mi cuocio del ferro. E tre. Lo so, sto sprecando. Però mi serve. Fare adesso. Non è possibile, non si trova, insomma, così poca redstone. Cioè. Va bene ragazzi, per questo episodio è tutto. Magari il progetto lo farò in offline, quello lì perché ci vorrà un po' di tempo, perché non ho redstone. E magari ci rivedremo alla prossima puntata. Ciao a tutti, qui è Zerk, alla prossima, ciao!